Ecco, stiamo vedendo adesso la fidanzata Soraya che mi mostra di finanza. L'applauso di Eleonora, Eleonora. leggilo tu, Eleonora. Forza, amore mio, ti amo tanto, lo sai. No, ma perché non fa leggere? Hai capito, Luca? Lui aveva bisogno di sentirselo dire. Certo che ne aveva bisogno. Nera! Allora che parla fuori. Proprio va al di là di tutto. Nera! Sto pensando come prenderla. Comunque, vabbè, posso immaginare quanto sia difficile fare, diciamo, un'esperienza così con una persona che ami fuori. Non è facile, secondo me. Sì, Non è per niente. però ecco, da questo punto di vista qua un pochino meno, dai ragazzi, cioè, non sono andati in guerra, è passata solo una Sì, settimana. Devo quello un sicuramente. attimo dimensionare la cosa, che si gode Beh. il percorso e questo, perché sono lì per divertirsi. Però la sensibilità che lui ha, cioè, poi la si vede anche in queste occasioni, no? Quando magari le manca la ragazza o comunque il suo Sì, però motivo. Pierpaolo Questo è pure super prima apprezzabile, però. ha detto a Eleonora: gli voglio un bene dell'anima, che voglio bene di che? Hai conosciuto altro ieri, te voglio bene che? Ma io non Quello voglio bene manco quelli è vero, è tutto molto è amplificato perché proprio boh, ma dai, dentro ragazzi, ma che la parola. io posso voler bene a una persona dopo almeno anni, forse, vabbè, mesi, anni, mesi? Ma no, 2 giorni, io ti No, voglio vabbè, bene. il percorso ci si lega tanto e si creano veramente dei rapporti Sì, forti, ma no, anche un po' dopo accelerati, ma 5 giorni. in realtà non dopo 5 giorni. È vero, spesso dentro le emozioni le vivi con poca lucidità perché senti tanto e è tutto aumentato. Poi sta a te avere appunto la razionalità di dire ok, questa è una cosa amplificata oppure è una cosa effettivamente vera. Questi rapporti di amore dopo una settimana, anima, pianti perché ti manca la fidanzata, dopo una settimana sì, sono d'accordo, sono molto amplificati rispetto al normale. Tipo, Edoardo, tu hai conosciuto Sonia 5 minuti fa, le vuoi bene, immagino. Quanto le vuoi bene? Mi ha. No, veramente, cioè, io la amo, cioè, ci siamo già un altro livello, cioè, è proprio. Faremo uno speed date, Io faremo uno non volevo speed date. dirlo, ma quando l'ho visto in video mi sono sentita tipo già Vero? gravida all'altare con dei Hai firmi visto? e matrimoni. Addirittura già No, gravida, con vabbè, lo qui c'è sguardo, Robby che pensa. scrive: le ciglia di Eleonore sono perfette per un pisolino antisgamo. Geniale. Ah, ecco la Bellissimo. fidanzata. Wow, sentiamo. Piangere. Oh, l'avevo scambiata per Eleonora, penso. Come stai? Oi, guarda che sono tutti con te, siamo tutti con te. Nessuno ha frainteso nulla. Hai capito? Nessuno ha frainteso nulla. Io ti amo da impazzire, occhio solo per te, ti seguo 24 ore su 24. Lo sai? Tempo 5 minuti, Dimmi Eleonora. qualcosa. Non riesco a parlare. Eleonora, devi essere forte perché ti amano tutti, tutti, capito? Tutti, siamo tutti con te, stai andando fortissimo, stai facendo un percorso stupendo, perché ti amano così come Dopo quattro sei, giorni. capito? Ti amano così come sei, non devi cambiare per nessuno. Quanto mi manchi Anche tu, amore, anche tu. Sai cosa ci Ho siamo visti detti 2 ore prima di fa, si entrare, sono no? Ce visti. lo stiamo facendo per. Per tutte e due. Esatto, amore. Sono visti Ok, ieri. quindi devi andare alla grande che stai andando da Dio. Nessuno, nessuno ha frainteso nulla. Ma Cioè, ma io ti giuro, te nessuno. amo ogni giorno di più. Anche io, amore, Ogni anche giorno di io, più. anche io, anche Non sta io. ascoltando quello che dice, ha detto io Soraya, te amo. ciao! Ciao Alfonso! Io te amo. Benvenuta! Grazie, grazie mille, grazie Senti. a te, ciao a tutti. Sei dolcissima, si vede. Grazie, Sei una grazie. ragazza davvero dolce. Credo che la tua dolcezza abbia fatto davvero la differenza nel cuore di Luca. Senti, Soraya, tu vuoi dire, immagino, qualche cosa anche a Eleonore? Sì, ho visto che ieri hanno fatto pace, però comunque ci Ok, tengo. Grazie. Eleonore, Popcorn, puoi venire in vedete? salone? Ci abbiamo Grazie. indicato. Sì, è il momento. Eccolo. Ding, 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 ding. Sì, ma non succede Non mi niente, pare manco Pan. vero ancora, ma è sicuro che sta qua dietro? Sentirei che chi dice sei il più forte. ciao, Ma gli ha appena ascoltami. detto con labiale Io sei il sono più la forte. Sei il persona più forte, fuori sei il che più mi sono forte, gli ha rimasta detto con davvero labiale. commossa, perché comunque sei una donna che ha affrontato tante cose, che
e comunque ci vuole tanta forza, no, per vivere la vita che stai vivendo. L'unica cosa è che ho sentito, cioè proprio perché hai una sensibilità tale da andare d'accordo con Luca, ci sono un po' rimasta male per come mi hai un pochettino offeso, no? Ma come hai offeso me, hai offeso anche tante altre donne. Perché per quale motivo ti avrei offesa? Io non ti ho mai nominata. Ha sminuito il rapporto. Ci sono un po' di video dove dicono che se mi avessi incontrata avresti tirato giù la... Ma sì, ma ero, quello era un scherzo. Quello era uno scherzo. Però comunque, cioè, magari ci sono persone che ci rimangono male. E purtroppo... Sì, ma non puoi dire delle altre donne, perché io le donne non le ho mai offese in vita mia e questo non era sinonimo. No, però è attaccato. No, non era sinonimo di offesa. Perché se io dico di tirare giù la veneziana, era una cosa goliardica, no, che io faccio sempre, fa parte del mio personaggio. Hai anche detto che comunque mi avresti regalato un vestito, e ti posso assicurare che la mia cabina armadio è molto, molto tesoro, ma se ti devi offendere per queste stupidaggini, cioè, queste sono delle stupidaggini. No, assolutamente, cioè. Però comunque... Comunque se vuoi te lo regalo. La mia cabina armadio è più piena della tua. Ne ho tanti. Però comunque, appunto, anche quando ha attaccato Luca dicendo io adesso lo faccio uscire. Ma sì, ma sono tutte, ripeto... Qui i sentimenti di odio, di amore, di amico, tutto quello che è, sono esaltati all'estrema potenza. E solo veramente chi c'è il tacco più alto può saperlo. Anche io da casa, quando vedevo il GF, dicevo: ma questi sono pazzi. No, perché qui dentro cambia tutto. Quindi purtroppo escono anche queste situazioni di sfogo acuto e quant'altro. Ma fanno tutto parte di quel momento. Certo, assolutamente, quindi spero che non si parlerà più di me, perché appunto abbiamo affrontato anche l'argomento. Ciò non toglie che, nonostante lui sia fidanzato con te e ti ami, perché questo io lo so per certo, però ciò non toglie che io non posso negarlo, io per lui provi. Ma assolutamente, Lenoir, sai quante perché volte non potrei, sono potrei. Stata anche io rifiutata, me ne sono fatta una ragione, cioè nel senso, tantissime donne sono state rifiutate. Tesoro, guarda, credimi. La mia situazione è ben altra cosa, quindi è imparagonabile. Eleonora, però ti posso dire una cosa, proprio come un'amica, credimi, cioè ti sei fatta, secondo me, una specie di film, perché quello che pensi tu, lo pensi tu e forse qualche ragazza nella casa. Tesoro, tu... bisogna essere in questi panni. No, lo capisco, credimi. Però tante persone fuori non la pensano come te. Cioè, quasi nessuno, capisci? Cosa? Ho detto che la maggior parte... Soraya, sì. Sai cosa c'è? E qui, come sono stato duro con Eleonor all'inizio, mi sento in questo frangente di, non dico di spezzare una lancia, però di inquadrare da un altro punto di vista. Purtroppo, tu sei giovane, quando si ama si perde la razionalità. Capisci? Si arriva addirittura a non avere più dei punti di riferimento. 5 giorni si ama. Quindi a volte l'amore è talmente cieco e folle che ci fa dire, ci fa fare altre cose che non sempre seguono. Vabbè, ma noi siamo l'eccezione. In questo momento, diciamo che mettere sulla bilancia, anch'io ho sentito delle cose che non mi sono piaciute quando Eleonora ha detto: non me ne frega niente se hai una fidanzata, l'ha detto apertamente. No, ma fa parte del suo provare un sentimento talmente forte che ti porta ad annullare qualsiasi altra persona all'infuori di te, capisci? Però lei ha detto una cosa giusta. Tante persone la pensano così, effettivamente le persone... Certo. Cioè è normale che la pensino così, perché non hanno il mio vissuto e non sanno minimamente che cosa passa. Però vedi che strumentalizza sempre sta cosa in continuazione. Non sanno il tuo vissuto. È troppo. Basta, ho capito. La verità è che uomo, donna, transgender... Non c'entra niente. Se un'altra persona ti dice che non prova nulla per te, è comunque lo stesso tipo di rifiuto, non c'è quel discorso lì, proprio perché esatto. Siamo uguali, non c'è minimamente differenza. Ma anche perché lui vuol dire che... Lei c'è andata tante, Ma Luca poi ha sempre parlato della fidanzata, cioè lui ha sempre messo già dal primo giorno, a me manca la mia fidanzata. Però è il cavalcare l'onda del vittimismo sempre, cioè capisci, è quello che a me dà fastidio, quando è forzato. Ma guardate la foto di Soleil dietro che li guarda, c'è la foto c'è la foto di Soleil che li giudica.